Intanto devono abbassare il gasolio, in primis, perché il gasolio alle stelle così non è fattibile. E secondo, le cose da fuori, dagli altri stati, da noi non le devono importare, perché l'Italia avrebbe la terra per produrre tutto quanto i cereali per il pane, per la pasta, senza che si va a prendere in Russia, perché c'è motivo. La protesta degli agricoltori corre sulle strade della Val di Chiana, Aretina e Senese. Questo ragazzo alleva chianine, il rischio è di vedere scomparire le eccellenze italiane. La carne ha subito un calo drastico della chianina, non che sia noi, noi due che si alleva la chianina. Oggigiorno non si sa se conviene tenere i vitelli per ristallarli e fare il vitellone, linea vacca vitello, per poi macellare, oppure dire chiudiamo tutti quanti, tanto c'è la carne sintetica, grilli e niente. Futuro non è così. E allora di nuovo i caroselli, i blocchi del casello A1 di Bettolle, ma ora la rabbia è maggiore. Gli agricoltori, gli allevatori ci raccontano di un prodotto di qualità, quello italiano, svilito dalla politica dei prezzi che nessuno di loro decide e intanto le aziende chiudono. La luce, l'acqua, il telefono anche a casa, le nostre famiglie, con che le mangiamo? Un chilo di pane costa come minimo 3 euro, voi quanto ve lo pagano? Ah, che più costa? Sì, però... Noi un quintal di pane 20 euro, 19, o a oggi diciamo, sicché il guadagno... Anche più fortunato, anche più fortunato. Se no anche meno. Se no anche meno. Ci vuole 1200 euro per lavorare un ettaro di terra, purtroppo, per fare lavori fatti un po' alla meglio, diciamo, ci vuole quelle cifre lì, sicché non portiamo a casa niente. Nessuno è contro questo governo, ci spiegano, ma il ministro ci deve ricevere per ascoltare il grido delle nostre aziende e delle nostre famiglie. Nel fine settimana sono attesi circa 400 trattori e lunedì, senza una convocazione, a Roma gli agricoltori potrebbero arrivarci con i loro trattori. Aumenteremo la pressione, ci stiamo già preparando con più di 500 trattori e lunedì ci sarà una grossa movimentazione. Lunedì mattina? Lunedì. Non si può dire. Non si può dire. Okay.